Gira. Ciao amiche, ciao amiche delle mostrai. Oggi farò le recensioni di Abby Bonneville. Allora, prima di farvi la recensione, voglio dirvi che tutte le bambole a mostrai sono articolate. Al polso, al gomito, alla spalla e naturalmente pure alle gambe, però non le muovo molto spesso, sono abbastanza delicate. Allora, Abby ha questo colore di pelle blu ghiaccio perché lei è figlia dello Yeti. E se notate, sulla pelle ha dei glitter, piccoli pezzi di ghiaccio. Poi, i suoi capelli sono biondi, con le mesh colorate, di fucsia, viola e azzurre. Poi, Abby ha questo trucco molto, molto bello, perché è tutto fucsia qua sopra e poi qui è tutto azzurro. Gli occhi sono rosa scuro e le labbra sono molto carnose. Ha il rossetto scuro e i dentini sono identici a quelli di Dracolaura, solo che sono sotto sopra. Poi, il completino di Abby è formato da questo piccolo giubinetto di pelliccia, che è tutto nero, e questo vestitino, che è lungo, con delle macchie viola e alcune rosse. Poi ha questa cinturina nera, molto carina, e questa piccola maglietta verde. Poi una cosa che io volevo far notare è questo piccolo anellino che è uscito dalla mano. Poi questi sono i suoi pantaloni che sono a forma, che sono dei piccoli triangoli dentro che sono fucsia, viola e neri azzurri. E poi questi sono i suoi stivali. Sono tutti neri con questi diamanti qui. Ok, ora vi mostro le cose che ho trovato nella confezione di Abby Bonneville. Prima di tutto il suo piedistallo, che la bambola si mantiene tramite queste due tenaglie. Poi la sua spazzola, che è tutta uguale, cambia solo il colore. Allora, il segno della Monster Egg e con la scritta Monster Egg, ovviamente dello stesso colore del piedistallo. Poi, come vi ho detto, il suo anellino. Poi, questo zainetto che indossa per la scuola, che è tutto fucsia, e credo che queste chiavette siano della sua casa. Infatti, io metto la mano in questa posizione, gliela giro così e gliela metto così, e poi glielo metto. Poi, questo è il suo borsellino, tutto azzurro con questo piccolo diamante qua e dei piccoli diamanti, dei piccoli triangoli. Poi se si apre notate il simbolo della Monster Egg. Io per mettere glielo faccio così. Se lo mettete in questa posizione state sicuri che non cadrà. Poi ho trovato nella scatola questi adesivi. Che c'è lei, è Abby Bonneville, poi c'è Dracolaura, non so perché non fa vedere la faccia. Spectra, Cleo the Knight, Frankenstein, Claudine Wolfo, Laguna Blu, Duskorgon, qua c'era Operetta, We Are Elves, Mike Jackson, Claude, questo non mi ricordo come si chiama, Cupid e Robert Castillo. E ovviamente il suo diario. Allora, c'è il simbolo della Monster Egg. E la scritta Monster Egg proprio appartiene di Abby Bonneville. Qua ci sono alcuni suoi amici. Qua c'è scritto Laguna Blu, Cleo the Knight, Abby Bonneville e Claudine Wolfe. Poi questi piccoli segni. E qua tutta la foto di tutta la Monster Egg. Qua c'è la scritta Monster Egg e qua ci sono alcuni segni della Monster Egg.
Qua mi piace veramente molto questo piccolo dettaglio che ci hanno voluto fare, che è un segno della Monster High, e questa spilla, lo stesso orecchino della cobra. Ci vediamo, vi aspetto all'edizione della scatola di Abby Bonbon.